Allora, ragazzi, la qualità di questo video è pari all'importanza della Lazio in Europa. Scusate appunto le condizioni, però ci tengo appunto a parlare di questa partita Lazio-Feyenoord 4-1, partita semplicemente sontuosa, quella che hanno giocato i biancocelesti. Mamma mia, uno spettacolo vedere questa squadra giocare. Avrei voluto fare uno sfotto pesante, ma purtroppo la Roma ha perso e la Lazio ha stradominato su Feyenoord. Allora, rispondo subito a quelli che dicono che la Roma ha vinto una coppetta, il Feyenoord è questo, in realtà no, perché hanno venduto praticamente tutti i calciatori, i più forti, ragazzi. Parliamoci chiaro: a partire da De Sterza, pure all'esterno, che lo scorso anno ha messo veramente tanto in difficoltà la Roma, non ha giocato sinisterra, non so se l'hanno effettivamente venduto. Quindi, ragazzi, stiamo parlando di una squadra totalmente smantellata. E io devo sottolineare appunto la prestazione della Lazio in fase difensiva, perché è eccesso appunto il calcio di rigore commesso da fallo di Romagnoli. Hanno fatto veramente una partita perfetta, compreso anche Ghila, che oggi si è comportato veramente molto bene. La Lazio probabilmente l'ha sbloccata subito, ragazzi, con Luis Alberto, che con Vecino, che dà una palla veramente fantasmagorica ad esterno. Dopo 3 minuti la Lazio riesce subito a passare in vantaggio. La partita quindi si mette in salita per il Feyenoord, che ovviamente deve recuperare un risultato importante allo stadio olimpico. Il 2-0 arriva dopo 15 minuti con Felipe Anderson, immobile e strepitoso, così come la ripartenza. Servito lui, il brasiliano, che parte da posizione defilata, si accentra calcia sul primo palo e imbuca l'angolo. 2-0 per la Lazio, che praticamente, ragazzi, oggi ha devastato il Feyenoord in un tempo solo, perché già dopo il primo quarto d'ora stavano 2-0, hanno letteralmente dominato. Un Feyenoord che non ha fatto nulla, pochissimo occasioni, forse anche zero, una parata, due parate di Provedel molto semplici, ma oggi si è messo veramente in sicurezza. Un portiere che mi piace tanto, continua ad essere preferito a Maximiano, cioè praticamente sta giocando sia il campionato che l'Europa, quindi questo fa capire quanto Sarri preferisca appunto il portiere ex spezzino. Poi appunto arriva il terzo gol dopo 27 minuti, che stende completamente il Feyenoord, con Vecino che la Lazio costruisce una grandissima azione e mette il piede. Comunque, grande azione da parte della Lazio, la respinta di Bilou su Zaccagni, ma tanta roba alla costruzione di gioco proprio. E se non sbaglio, appunto, il protagonista, no, è stato appunto Marusic, che ha fatto veramente gli sfracelli oggi su quella fascia. Quindi praticamente la Lazio dopo mezz'ora ha già vinto la partita, prende anche un incrocio di pali su calcio d'angolo appunto di Zaccagni, e cioè dominio assoluto, clamorosa la qualità di gioco, l'intensità che hanno messo in campo e la cattiveria agonistica. Il Feyenoord non ha avuto nulla di questo. Il Feyenoord è veramente troppo, troppo, troppo calato proprio rispetto allo scorso anno. Una squadra che oggi non ha proprio espresso nulla, non si è fatta vedere, si è messa paura, ragazzi. E la Lazio ha veramente colpito, colpito duramente, e poteva farne sicuramente di più. Poteva tranquillamente finire 5-0 il primo tempo biancoceleste. E poi diciamo che nel secondo la Lazio forse arretra, arretra anche un po' troppo. Perché comunque rischia bene o male di subire addirittura un gol subito. Diciamo che ci sono state più occasioni per il Feyenoord, che ha messo in difficoltà la squadra di Maurizio Sarri, ma proprio perché si sono abbassati veramente tanto. Nonostante ciò, comunque la Lazio ha trovato il gol del 4-0 con Vecino. Ancora oggi ha fatto una partita sontuosa, sia nella costruzione di gioco, sia perché comunque ha fatto doppietta, ed è qualcosa di clamoroso, tanto criticato, ma un giocatore che sta rispondendo alle critiche appunto. Poi appunto segna il Feyenoord sul calcio di rigore, lo fa Jimenez, fallo di Romagnoli, molto discusso, no? Come decisione arbitrale discussa. Però, ragazzi, secondo me il calcio di rigore c'era in ritardo, e la Lazio subisce il gol del 4-1. Sarà totalmente diverso in Olanda, che sarà una trasferta veramente molto difficile. La Lazio oggi ha completamente dominato il campo, io rosico, perché è una Roma che non sa esprimere calcio, una Lazio che invece domina e stradomina sul Feyenoord, che è una squadra decisamente più forte rispetto a Ludogorets, e questi qui sono veramente tanto forti. La Lazio può credere veramente in tanti obiettivi quest'anno, e purtroppo devo dirlo, perché ragazzi, questi qui sanno cosa vuol dire calcio. Sarri ha dettato dei movimenti ben precisi, sanno come approcciare la partita, mentre la Roma non ha proprio idea di gioco. Questo è quanto vedo al momento tra le due romane. Spero che ovviamente a fine anno mi smentiranno, però ragazzi, la vedo proprio dura. Mourinho non sta portando assolutamente nulla a Roma, se non che cattiveria, che a volte diventa anche troppo eccessiva. Fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Sempre comunque forza grande Roma, Lazio merda, ma che quest'anno è totalmente superiore.